Domenica scorsa a Favria, per la prima volta in Piemonte, è stato organizzato un presidio animalista per protestare contro l'usanza della battaglia delle renne. È stato organizzato il fronte animalista, che è stato affiancato da una quarantina di attivisti di diverse associazioni. Da parte loro, allevatori e amministrazione comunale si sono trincerati dietro al fatto che queste manifestazioni ormai sono entrate a fare parte della tradizione locale e che poi nessun animale si ferisce durante la battaglia. La protesta però non ha come presupposto il fatto che le mucche possano ferirsi, anche se non si può escludere a priori, ma nasce dalla richiesta invece di vietare ogni forma di combattimento tra animali, che siano combattimenti cruenti o meno, dalla richiesta di vietare la spettacolarizzazione della battaglia, così come l'uso di animali negli spettacoli circensi, perché si tratta comunque di spettacoli diseducativi, soprattutto per i giovani, che maturano così la convinzione che gli animali possano essere usati liberamente per il divertimento dell'uomo, togliendo loro dignità, libertà e a volte anche la vita. Durante la giornata sono stati fatti anche dei controlli veterinari sugli animali, intanto vediamo cosa è emerso. Ci siamo dovuti allontanare su richiesta dei carabinieri perché gli animi degli allevatori si erano alterati, in quanto sono stati contestati immediatamente le catene corte, che sarebbe praticamente il non permettere all'animale i movimenti minimi almeno per il suo benessere, ovvero o sdraiarsi o stare in piedi, quindi erano tutte legate forzatamente in piedi. L'acqua non c'era a disposizione e la legge prevede che l'acqua deve essere data in adeguata e sufficiente quantità e comunque anche in una giornata del genere, ma però visto che questi signori devono far combattere gli animali, stomaco vuoto, combattono meglio. Peccato che questo va in contrasto con quelle che sono le leggi per la tutela degli animali. Noi siamo andati con il Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente, siamo stati chiamati da un gruppo animalista del fronte animalista che è molto attivo. Siamo andati come rappresentanze Trentino, Piemonte e Lombardia congiunta. Questa denuncia congiunta serve praticamente a indicare il sindaco come responsabile e comunque noi cerchiamo di far capire anche ai veterinari, che in questo momento stiamo attendendo, che sono perseguibili comunque anche loro per omissioni d'ufficio e di conseguenza anche i carabinieri che sono demandati non all'ordine e alla sicurezza pubblica, ma comunque lì c'è un gruppo di carabinieri per la supervisione, se c'è un reato deve essere interrotto per non essere portato a ulteriori conseguenze, come dice la legge. Oltretutto le sanzioni sono amministrative, devono essere sanzionate immediatamente, abbiamo la municipale presente sul posto, ma evidentemente noi pensiamo che è più interessante il business a livello economico e di lezioni che non quello sanzionatorio per questi signori allevatori che tra l'altro sono persone che guadagnano sullo sfruttamento degli animali. Vi è l'articolo 544 del codice penale, sezione della Quinter, che proibisce esplicitamente il combattimento fra animali. E quindi diciamo che è una violazione del codice penale proprio in flagranza, se vogliamo. E questo è definito combattimento dagli allevatori stessi, quindi direi che vi è poca ambiguità in merito. Noi siamo andati a fare delle prove video e delle prove fotografiche, perché comunque secondo noi il reato di maltrattamento viola anche l'etologia della specie, in quanto gli erbivori sono animali pacifici, non sono predatori e loro sono sottoposti, incitati dai pastori, dagli allevatori a scontrarsi in un confronto che in natura non avverrebbe mai, perché questi animali si evitano, non cercano lo scontro. Quindi secondo noi ci sono anche i presupposti per il maltrattamento. Anche sul fatto che si parla di sottoporre gli animali a sevizie o a comportamenti comunque di stress che non rispettano l'etologia. E ad effettuare il sopralluogo durante la battaglia delle Reines sono stati i volontari di Meta, il Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente. Noi principalmente ci occupiamo di ricevere segnalazioni di presunti casi di maltrattamento, sfruttamento, illegalità e ci occupiamo di andare a fare sopralluoghi, raccogliere materiale per poi sporgere denuncia, ma ci occupiamo anche di contrastare con qualsiasi mezzo e con qualsiasi modalità ogni tipo di sfruttamento e maltrattamento di animali. Questa è la prima volta, tra l'altro, che si interviene sul fenomeno della battaglia delle renne, sia in Canavese ma probabilmente anche proprio su tutto il territorio piemontese.
paese, dove peraltro quella che chiamano tradizione è radicata. Esattamente, noi la prima volta che ci occupiamo di combattimenti e scontri fisici tra animali. Abbiamo ricevuto decine di segnalazioni da parte di cittadini e quindi appunto in qualità di responsabili regionali ci siamo immediatamente attivati e recati sul posto per verificare la condizione degli animali. Noi siamo contro qualsiasi tipo di utilizzo di animali in sagre, pali o fiere, perché gli animali vengono sottoposti a uno stress inimmaginabile, vengono messi all'interno di una folla di persone chiassose, quindi appunto va contro le loro esigenze etologiche, e moltissimi psicologi sono contro l'utilizzo di animali anche nei circhi o negli zoo, perché è estremamente diseducativo per i bambini e gli adolescenti, perché assistendo a queste violenze i bambini percepiscono che sia giusto utilizzare animali, sottometterli e farli soffrire. Difatti davanti alla violenza degli animali i bambini reagiranno con divertimento o allegria, ed è assolutamente diseducativo e ingiusto. Non sono mancati momenti di tensione inevitabili, tra l'altro tra due fazioni che vedono l'una gli animali come fonte di reddito, l'altra invece come esseri viventi degni di pari diritto di ogni altro essere vivente, uomo compreso. Sono volate parole grosse, ma nessuno è arrivato allo scontro fisico e né ci sono stati dei danneggiamenti materiali. Certamente il perbenismo che impera soprattutto nei piccoli centri non ha gradito le frasi ad effetto dei manifestanti e forse neppure il look di alcuni di loro. Ma è bene ricordare che prima di giudicare si deve sempre capire chi sia davanti. E tra di loro c'è anche un ragazzo che è davvero stento a credere qualsiasi donna non vorrebbe come figlio. Sentiamo la sua storia. Il più giovane esponente del fronte animalista, giovanissimo, vegano, qual è la tua storia? Allora, io vivo a Bolzano e sono diventato vegetariano a 10 anni, perché mi piacevano gli animali e quindi mi sembrava vergognoso mangiare carne. Verso l'età di 13-14 anni invece ho scoperto, anche grazie alle associazioni, all'informazione, internet, che vegetariano non basta, e quindi sono diventato vegano. E un mese dopo ho fatto diventare vegana anche mia mamma, e adesso sto cercando di veganizzare anche mia sorella e mio papà, però vediamo. Qual è la reazione dei tuoi coetanei a scuola, nel mondo di tutti i giorni? Ma non c'è nessuna reazione particolare, diciamo. Chiaramente non ne ho conosciuto ancora uno che è vegano. Alcuni sono vegetariani, ma più per salute, diciamo. Ancora la questione etica è un po'... non è così conosciuta, diciamo. C'è stato un episodio che ha fatto scattare in te questa volontà, o una cosa che hai maturato nel tempo? Adesso, quando sono diventato vegetariano, sono diventato guardando un video di come venivano uccisi gli animali nei macelli, e quindi mi sono sentito proprio in colpa se mangiavo carne, quindi ho deciso di smettere. E vegano no, semplicemente ragionando e pensandoci, diciamo. È un bell'orgoglio per il fronte animalista. Ha molta più responsabilità di molti ultra cinquantenni che conosco, e per noi, vabbè, a parte che per me è come un figlio, però è veramente motivo di orgoglio per la nostra causa, e perché è la prova evidente che con un po' di empatia e un po' di comprensione verso il prossimo, che non deve essere solo e assolutamente a due zampe, ed è il perché noi siamo qua oggi. Lui è il volto del futuro del mondo vegano per noi, e quindi siamo fieri e orgogliosi che faccia parte del fronte, che di solito è visto un po' come movimento estremista, ma che di base non lo è.